Cosa avranno mai in comune una donna che si veste da uomo e un uomo che si comporta da ariete? Vediamolo insieme in questa nuova puntata di Pillole di Script. Ciao, come avevo accennato, oggi parleremo dell'arco di evoluzione del personaggio usando due esempi. Ho deciso di prendere due film differenti per far vedere come l'arco può andare sia in una direzione che in un'altra. Stiamo parlando di una ascesa verso il successo o di una discesa verso la più terribile delle sconfitte. E in questo caso ho deciso di portare due esempi alquanto differenti, alquanto strambi, ovvero considereremo un film del 1998 prodotto dalla Disney, stiamo parlando di Mulan, e un film di 10 anni successivo, ovvero The Wrestler di Darren Aronofsky. Perché questi due film così differenti? Perché i due personaggi principali, Mulan e Randy the Ram, per quanto estremamente differenti, entrambi compiono un arco di evoluzione. Soltanto che uno dei due, indovinate quale, verso la vittoria e l'altro verso la sconfitta. Penso che la cosa migliore che possiamo fare sia analizzare le storie, proprio a livello di film, e vedere come entrambi compiono la loro evoluzione o non evoluzione. Cominciamo da Mulan. Mulan, quando io lo vidi al cinema, mi piacque tantissimo, a parte per le ambientazioni, ma anche proprio per la forza dell'eroina e per il messaggio femminista anche che manda, perché qui ci troviamo di fronte a una ragazza che decide di andare contro le convenzioni e di non essere una sposa perfetta, ma di andare in guerra al posto del padre malato. Dunque, la puntata scorsa abbiamo parlato del cosiddetto fatal flaw. È un personaggio di questo tipo, direte voi, ma che tipo di fatal flaw può avere? Bene, se voi andate oltre al messaggio che la Disney vuole mandare, ma vi ambientate nel contesto in cui la nostra eroina vive, vi renderete conto che all'interno della sua società lei aveva un fatal flaw enorme, ovvero l'incapacità di adattarsi alla sua società, di diventare una buona moglie, una buona donna. Vediamo immediatamente questo personaggio caratterizzarsi per essere appunto maldestro, pasticcione, anche un po' un maschiaccio e un disonore, un fardello per la propria famiglia che la voleva maritare con i migliori onori. D'altronde in quella società chi nasceva femmina era già un fatal flaw per la propria famiglia. D'altra parte abbiamo invece Randy the Ram, che è un ex wrestler, anzi un wrestler tuttora, però la cui fama rispetto agli anni 80, quando era al top della gioventù e della forza, è ormai discesa. Invece di adattarsi a questa cosa, Randy continua a fare degli incontri, diciamo, di terza categoria e conduce una vita, diciamo, alquanto inadatta all'età che ha e a ciò che la società si aspetterebbe da lui. Ha una moglie con cui non si vede più, ha una figlia con cui ha troncato ogni rapporto, vive in una roulotte. E quindi diciamo anche lui non è esattamente messo bene, tuttavia c'è una differenza. Mulan è ben consapevole dei propri limiti rispetto a Randy, soprattutto lei ne è consapevole all'inizio, quando va dalla mezzana, lei è già lì che si scrive le note sulle mani. La dichiarazione della mezzana che dice tu non sarai mai una sposa è proprio una specie di timbro, guarda, questo è il tuo fatal flaw, non funzioni così come sei. Randy, diciamo, lui è da anni che conduce questo stile di vita e sembra non volere accettare questo difetto che lui ha. Cosa succede? Cos'è che mette in moto questa situazione? L'incidente scatenante, che qui è un incidente vero e proprio. Durante un incontro Randy ha un infarto. E questo lo mette a confronto con la situazione. Il medico gli dice, se lei continua a combattere, lei morirà. Anche perché lui prendeva farmaci per mantenere la muscolatura, eccetera, eccetera. E invece dall'altra parte abbiamo l'incidente scatenante di Mulan, che è ovviamente l'invasione degli Unni nella Cina e l'impossibilità del padre di andare in guerra senza probabilmente morire ammazzato. Cosa decide di fare Mulan? Agisce, si taglia i capelli e si veste da uomo e va sul campo al posto del padre.
Qui appunto è il momento in cui il personaggio abbandona il territorio conosciuto per andare nella nuova terra a affrontare delle nuove sfide. E lì incontrerà il guardiano della soglia, come abbiamo detto nella qualche puntata fa, ovvero l'allenamento nel campo di addestramento. Lei è ovviamente inadattissima a questo tipo di allenamento perché è una donna e come tutti gli altri suoi compagni ha dei grossissimi problemi. E qui abbiamo un primo indizio di dove il film in realtà vuole andare a parare. Voi vi dovete rendere conto che nel momento in cui Mulan si veste da uomo, lei non sta in realtà affrontando già il suo arco. Perché cosa canta Mulan quando piange, dice dimmi cos'è l'ombra che riflette in me, dice una roba del genere. Lei non sa chi è in realtà, è quello il problema. Mulan sta lottando per affermare la propria identità, perché non è una buona sposa, quindi non è una buona donna, però non è nemmeno un uomo, anche se si veste da uomo. E il primo indizio che ci fa capire cosa in realtà lei deve fare per capire chi è veramente è il modo in cui ella sconfigge il guardiano della soglia, cioè come recupera la freccia dal palo. Lei non usa la forza, lei usa la sua intelligenza e la sua, diciamo, scaltrezza nel aggirare il problema. E così guadagna anche il rispetto dei propri compagni, che comunque continuano a crederla un uomo. D'altra parte abbiamo Randy, che anche lui è messo di fronte a una soglia, dice o continui così o cambi, e anche Randy si sposta, abbandona il territorio conosciuto e si incammina verso un altro percorso, un altro stile di vita. E cosa fa? Abbandona il wrestling, inizia a lavorare in un supermercato, inizia una pseudo relazione con una spogliarellista e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia. Quindi abbiamo un momento in cui entrambi questi personaggi iniziano a salire verso quella che potrebbe essere la loro salvezza e il risolvimento del loro fatal flaw. Vi ricordo, come ho accennato nelle puntate precedenti, loro devono avere delle grosse motivazioni. La motivazione di Mulan è salvare il padre, vincere la guerra, non essere scoperta, capire chi è. E la motivazione di Randy è, da una parte sì, restare vivo, ma dall'altra anche lui capire chi è e come può piazzarsi in questa società a cui improvvisamente capisce di non appartenere più. La storia va avanti e vediamo Mulan affrontare quella che è la più grossa delle sfide, lo scontro con gli Unni. In quel momento di nuovo lei vince gli Unni non usando la forza ma usando la sua astuzia, ma questo le provoca il momento di maggior caduta. Quando viene ferita, quindi abbiamo un personaggio che rischia la vita e soffre fisicamente, che come avevo già accennato aumenta la partecipazione emozionale dello spettatore, ma soprattutto viene scoperta e la sua identità femminile viene proprio a oscurare quella maschile e rischia la vita di nuovo, se non che il generale Shang che le deve la vita la risparmia. Qui abbiamo il picco di fondo del personaggio, è sola, abbandonata sulla neve e la cosa più sana, più normale che potrebbe fare è tornare a casa. Tornare a casa per il personaggio vorrebbe dire non soltanto tornare indietro, però anche ritornare in quella condizione di limbo in cui è sempre stata e mantenere un bisogno di dimostrare qualcosa ai propri genitori nonché a se stessa. Lo dice anche lei, dice guardandomi allo specchio volevo vedere qualcosa che valeva, però mi sbagliavo. Ed è lì invece che cosa succede? La sorte viene in suo aiuto a decidere cosa fare, nel senso lei vede gli Unni che risorgono come margherite dalla neve e essendo un ottimo personaggio, una persona buona, immediatamente parte e va a salvare l'imperatore e lì andrà come donna. Randy, d'altra parte, tenta di condurre una vita normale, però una delle prime prove la fallisce, perché infatti viene provocato, da una parte c'ha quelli che gli dicono tu devi combattere con l'Ayatollah di nuovo, dall'altra c'è la spogliarellista che gli dice sì, io vorrei stare con te però... E allora lui cosa fa? Molla il lavoro, dopo aver menato di brutto uno, dopo essersi anche tagliato un dito, mi sembra,
si fa di droga, va con una e dimentica l'appuntamento con la figlia. Quindi la figlia gli riconferma sei una merda e lui a quel punto, anche lui, tocca il fondo più basso. Però qual è la differenza? E qui ci siamo, qui proprio tocchiamo il fondo. Perché anche Mulan, allora, se Randy fosse stato un personaggio positivo, avrebbe comunque potuto fallire queste prove, come magari succede, è una stupidaggine, ma la squadra dei Looney Tunes di Space Jam ne tocca fino alla fine e poi a un certo punto risorge, no? Lui avrebbe potuto risorgere se fosse stato un personaggio positivo rispetto a tutte queste sfighe che gli capitano, ma non lo fa. Quindi lui cade definitivamente. Lui dice, ok, io non sono capace di niente, voi non mi accettate per quello che sono, non riesco a reinserirmi in società, allora io combatterò e morirò. Poi abbiamo appunto, d'altra parte abbiamo Mulan, che appunto affronta gli Unni e li affronta da donna. Quindi non solo lei ritorna in battaglia, ma lei si veste da donna, dice io sono una donna e come tale combatte, combatte con il ventaglio, combatte con l'astuzia e quindi la sua identità si afferma e come donna e come guerriera, perché appunto lei ha deciso io non sono una donna di quelle che si sposa, che porta l'onore, io sono Mulan, sono una donna, sono una guerriera e l'imperatore la riconosce come tale. E il padre la riconosce come tale. E poi magari anche l'uomo la riconosce come tale. Beh, ho tutte le fortune a lei. Invece Randy cosa fa? Randy si veste, va sul ring. Anche il ritorno della sua innamorata non lo fa desistere dal suo proposito. E si scontra con l'Ayatollah e probabilmente muore durante questo incontro di un altro attacco cardiaco. Questa... fondamentalmente, signori, è la grossa differenza tra i due personaggi. Entrambi lottano con una crisi di identità molto forte, entrambi hanno delle motivazioni, però uno dei due riesce ad andare oltre i propri limiti, riesce a raggiungere il proprio obiettivo, un po' accettandosi per com'è e un po' anche facendo dei cambiamenti. L'altro è un personaggio tragico perché non riesce in questo. Quindi, quando volete decidere il corso della vostra storia, il corso dei vostri personaggi, tenete a mente anche di queste caratteristiche. Questa cosa ovviamente la potete e la dovete fare anche nei confronti della vostra forza antagonista. La forza antagonista deve avere una fortissima motivazione e convinzione. Fateci caso, ad esempio, uno dei cattivi migliori della Disney, che è il giudice Frollo, lui è convinto che sta facendo la cosa giusta. Il suo strago l'interiore, diciamo, è legato ai suoi, diciamo, impulsi carnali, ma lui è convintissimo di portare avanti una missione e è da questa convinzione, da questo movimento in questa direzione che nasce il conflitto con i personaggi positivi che invece non vogliono che lui faccia questa strage di persone, no? Il personaggio di Frollo è un personaggio tragico perché non riesce a cambiare, non riesce a evolvere e tragicamente è destinato a perire perché la forza positiva deve vincere su di essa, cioè un buon conflitto si deve risolvere in qualche modo. Una piccola particolarità è che, ad esempio, io ho notato che la maggior parte dei cattivi dei film di Miyazaki, ora io non ho visto l'ultimo, però non credo ci siano delle forze opponenti forti, non sono delle buonissime forze opponenti, nel senso che generalmente si placano da sole. Credo che ci sia uno studio interessante che si può fare dietro a questa cosa, che magari il cattivo evolve come evolve il personaggio principale. Non c'è un conflitto così chiaro in quel film lì, però ribadiamo, sono film d'autore, film artistici che noi ci sogneremmo di fare forse tra parecchi anni. Quindi se noi invece dobbiamo scrivere un film con un personaggio che compie un movimento in una direzione e con una forza opponente che compie lo stesso movimento nella direzione opposta. Parleremo proprio di questo nella puntata prossima dedicata a conflitto e motivazione. Spero che questo mio monologo vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima.